Sindaco, una tradizione che si rinnova quest'anno per la prima volta dopo la pandemia. Sì, quest'anno ritorniamo qui nel nostro comune. Questi 2 anni di pandemia l'avevamo fatta in chiesa, perché per ovvi motivi che è legati alla pandemia. Quest'anno torniamo in comune, torniamo proprio a festeggiare questa nostra collettività, dentro all'interno di questa nostra comunità, queste persone che hanno percorso tutta la loro vita a servizio proprio della comunità, delle loro famiglie, e quindi vogliamo festeggiarle, vogliamo onorarle, e non solo queste persone che nel 2023 arriveranno all'età di 80 anni, ma facciamo anche un benvenuto a tutti quelli che nel 2021 sono nati e che sono entrati a far parte di questa comunità. Data la solennità della festa, approfitto anche quest'anno per conferire un encomio a un nostro dipendente che ha avuto nel suo operare, ha compiuto un'azione coraggiosa, importante e soprattutto una buona azione, perché ha salvato una persona. Quindi approfittiamo, oggi è il nostro santo patrono, approfittiamo per stare insieme, approfittiamo proprio per sentirci comunità. Don Enrico, lei oggi ha benedetto le bambole in chiesa per i 18 anni, da cosa deriva questa tradizione? È una tradizione molto antica che risale ovviamente al periodo napoleonico, alle invasioni che la nostra valle ha subito, e con i mariti fuori casa per arginare l'esercito napoleonico, le mamme hanno pensato con i figli piccoli di offrire i loro figli anche al Signore, piuttosto che la comunità di Pieve di Teco fosse salvata e non fosse messa a ferro a fuoco la città, e quindi hanno pregato, e quindi per tradizione nel giorno di San Sebastiano una volta in processione tutte le bambine portavano le bambole, e allora ho pensato quest'anno di far fare delle bambole apposta con scritto San Sebastiano 2023, in modo che possa rimanere un ricordo ai diciottenni che abbiamo convocato alla nostra festa. E poi San Sebastiano è anche il santo ovviamente dei giovani, e allora abbiamo pensato di consegnare ancora una volta queste bambole, in modo che in qualche modo, con il loro sacrificio, con il loro impegno, con la loro volontà, possano anche proteggere, se è il caso, la nostra comunità.